Scalabilità, internazionalizzazione, gestione del personale e digitalizzazione. Dopo quasi 3 anni sull'ottovolante, la ristorazione italiana è chiamata ad affrontare nuove sfide. Le chiusure forzate in pandemia e il tutto esaurito dell'ultima estate sono due aspetti della nuova normalità in cui trova sempre più spazio il fast casual dining, una ristorazione informale con una proposta precisa, spinta da giovani founder che stanno portando al successo il food retail italiano, la ristorazione a catena. Di questi temi si è parlato alla quarta edizione del Global Food Service Forum, organizzato da Food Service e Appetite for Disruption, il think tank fondato da Chris Nulli. Vediamo una crescita importante del segmento fast casual, quindi questi format replicabili di ristorazione che nascono solitamente nelle grandi città come Milano e poi il modello replicabile si espande sia nella città che poi nel resto del nord Italia a scalare sul resto d'Italia. Hanno i dati al centro, hanno il consumatore al centro e naturalmente si focalizzano molto sul concetto di esperienza. In un mercato del fuori casa che dovrebbe chiudere il 2022 intorno agli 82 miliardi, prossimo ai livelli pre-pandemia, la ristorazione a catena vale, dati di maggio, 6,6 miliardi con oltre 700 format sparsi lungo lo stivale. Numeri importanti, anche se le dimensioni restano contenute. È un comparto in forte crescita, quello che cresce di più nel food retail, ma ancora limitato sotto il 10%, quindi parte da un perimetro limitato, ha già dei casi di eccellenza e molto spesso sono coadiuvati dall'ingresso di partner che aiutano la crescita. Molto spesso sono fondi di investimento, fondi di private equity, che permettono proprio a queste società di avere un boost e poter crescere. Proprio l'importanza dell'accesso ai capitali di investimento è stata al centro della prima sessione del forum, un momento di riflessione sulle principali opportunità del comparto, sui casi di successo come Poke House, la pocheria di ispirazione californiana presente già in 8 paesi del mondo, o Deliveristo, marketplace dedicato agli operatori della ristorazione, sbarcato da poco a Madrid. Esempi quest'ultimi dove la tecnologia è un abilitatore della crescita e un fattore determinante per gli investimenti di società come Primo Venture. Innanzitutto cerchiamo dei modelli di business estremamente scalabili, grazie alla digitale, grazie alla tecnologia, a queste tecniche. Cerchiamo dei mercati internazionali, quindi gente che non abbia solo uno scopo locale, ma abbia una visione più possibile globale, internazionale del proprio business. E poi cerchiamo in buona sostanza dei team imprenditoriali molto capaci, ma soprattutto anche ambiziosi nel raggiungere degli scopi, degli obiettivi estremamente sfidanti nell'arco temporale di 10 anni, che è il periodo di investimento nostro. Nel 2021 gli investimenti di venture capital nel nostro paese hanno superato il miliardo di euro, con circa 334 deal dai 111 dell'anno precedente. All'interno di questo trend in forte crescita, il food tech l'ha fatta da padrone, con oltre 260 milioni di euro raccolti, dati che lasciano ben sperare per il food retail italiano, a patto che si realizzino due condizioni. Da una parte deve esserci un'apertura da parte dell'ecosistema di investimenti, dall'altro deve esserci una cultura da parte del proprietario che passa da essere da solo ad avere un partner finanziario, un partner terzo con un'agenda comune che è quella di crescere.